Ciao ragazzi, ben ritrovati in AndroLink91 in questo nuovo evento per Yo-Kai Watch Puni Puni. Devo ammettere che all'inizio dell'evento ero molto scettico perché ho visto che c'era Yakodori e mi stavo per passare le mani nei capelli. Quando poi però accedo alla schermata di gioco e tiro un sospiro di sollievo. Abbiamo forse un evento che torna a uno dei vecchi fasti di Yo-Kai Watch che non si vede da un po' e io sono super eccitato di provarlo. Sì, più che altro è l'eccitazione, non eccitato in senso sexual, ma in senso, insomma, non vedo l'ora di provare e vedere se è quello che penso che sia questo evento. Forse non è l'evento classico che mi aspettavo, o forse ho solo avuto sfortuna nel non trovare nulla. Vedremo. Ok, sto cercando di capire. Abbiamo solo delle ricompense con Yokai, spendendo neanche troppi punti alla fine. Non c'è un livello particolare richiesto, c'è però Medusa. Ragazzi, come sempre in descrizione i link per completare l'evento. Però insomma, i premi abbiamo visto, non c'è nulla di che. Provo ad andare un altro po' avanti per capire bene cosa c'è, perché se i premi dei punti, se i punti che ricevi alla fine della partita sono proporzionali agli yokai che scoppi o al punteggio che fai, farmare potrebbe non essere così gratificante come speravo. Perché effettivamente stanno tentando di aggirare e arginare allo stesso tempo il problema con autoclicker, che se volete sapere cos'è autoclicker andatevelo a cercare su YouTube. Ci sono tantissimi video al riguardo che non spiegano come fare, ma potete intuire facilmente. Ah, ho ricevuto, ok, il clock per l'orologio. Sì, ragazzi, perché qui bisogna completare l'orologio. Però me lo segna. Ah, eccolo! Vedete? Qui ci segna l'orologio più che altro per prendere il cinturino. O è l'orologio intero questo? Guy Belt, no, quindi è solo cinturino. Ecco, io questo qui ho preso il body, il corpo. Wear corpo. Quindi il corpo del. O questo era. No, era questo era. Guy Body. Sì, in effetti non ho mai completato tutti quanti gli orologi perché non droppano. Dopo 100 partite sullo stesso livello che dovrebbe droppare l'orologio non lo droppa, io mi arrendo, no? Però ci sono ovviamente le missioni. Sì, qui quelle di rubare un numero di volte con Yakodori, con l'uccellaccio, ma io non rubo perché sennò vengono a rubare anche a me. E non è una cosa molto piacevole quando raggiungi un certo numero di oggetti e poi arriva uno che te lo ruba. L'ho imparato a mie spese durante uno degli eventi Budokai. E però ci sono anche delle missioni piuttosto semplici a quanto pare per fare un po' di punti. Quindi i punti si possono fare. Quante, tantissime, che bello! Che bello! Si possono farmare un bel po' di punti, ragazzi. Vi invito sempre a vedere, insomma, i due link nella descrizione. Uno è un link inglese e uno è un link spagnolo. Quello spagnolo in genere viene aggiornato prima di quello inglese e controllate bene se preferite quello spagnolo perché alcune cose sono scritte in piccolo, tipo come aprire gli stage segreti sono scritti in piccolo, quindi controllate bene. In poche parole, l'evento è gioca, arriva fino alla fine e goditelo, perché farmare non è proprio gratificante in questo caso. Bisogna solo perderci un po' di tempo. Comunque sia, non rinuncio alle mie slottate, ma prima devo farmare un po'. Le slottate sono andate davvero alla grande. Ho trovato tre volte lo stesso rango S, ma due ranghi Z. Ovvero Sky Snaker e anche Dober Vader, che sarebbe il cattivo di questa appunto
Ultima stagione di Yokai Watch Gakuen, in teoria, ma non ne sono sicuro perché non seguo l'anime. Comunque sono tre yokai che servono appunto, servono meglio, danno bonus nell'evento e malus ai nemici. Ci sarebbero altri due o tre yokai forse da prendere che danno bonus e malus, ma trovarli non è proprio facile. Dopo tre slottate, sì, due ranghi Z, ma tre volte lo stesso rango SS. È un po'. Però ci sono in questo evento ben tre livelli impossibili. E voi direte, come tre? Eh sì, tre. In genere ce n'è uno, questa volta ne abbiamo tre. E il sistema di farming funzionava appunto come avevo intuito, ma non avevo finito a dire, ovvero più vai avanti con i livelli, più punti ricevi. E ho notato che se si perde il livello, ovvero se i nemici ti sconfiggono, tu spendi 500 monete per rifare il livello ed effettivamente ti dà più punti. Tipo una volta ho fatto una prova, ho perso e mi hanno dato invece di 5 o 6 punti, 8. È strano. Fanno in questa maniera, quindi ben venga, credo. Ad ogni modo, ricordo ancora una volta in descrizione i link utili per l'evento. In descrizione trovate anche il link per Instagram, la mia pagina Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!